Eccoci ritornati con la seconda parte. La prima parte non è continuata con tutto il vlog. Dobbiamo fare tipo a pezzettini perché devo fare la scema, devo fare un video normale. Ok, poi la prima parte l'ho caricata adesso, spero che si carica subito per andare a vedere. Io ora sto registrando la seconda parte, vediamo quante parti ci saranno. Però credo che non farò tutte le 7 ore senza staccare. Non lo so, farò degli stop tipo dalle 4 alle 4 e mezza, capito? Questi stop qua. Comunque, aspettate un secondo. Comunque, come vi stavo dicendo, questa bottiglia, la botte flip è risultata dopo 3-4 tentativi. Invece questa bottiglia è risultata il primo tentativo, molto brava. Però cambio posizione. Vabbè. E ora proveremo con l'acqua lievissima la bottiglia. Vediamo che cosa succede. Madonna, non sono una campione di botte flip. Vi faccio sembrare questa bottiglia qualche botte flip. Nei commenti ditemi se sono brava o no. Con questa qua se sono stata brava, penso di no. Con questa qua se sono stata brava. Con questa qua come sono stata brava, ditemelo. Qual è stata la botte flip più bella? Più coinvolgente. Flippiamo! Risulta più. Madonna, mi stavo. Ora riprovo di nuovo con questa qua. È risultata, non è una truffa per vincere, perché io non ne faccio di queste cose. Che madonna questa posizione, odio. Ok, basta. Ora con questa bottiglietta vediamo. Sto vedendo queste qua di bottigliette, per questo. Allora le cambiamo tante. Però tipo di cambiare posto. Cicciottella. È una cicciotta. Ora cambiamo posizione. Posizione buona però voglio. Questa qua è tipo perfetta, lo sapete perché? Perché io. Madonna, una posizione ancora non c'è. Faccio qui. C'è tipo una piattella qua per giocare. Iniziamo con questa qua piccolina. Forse è meglio per questa. Non va bene perché è tipo quadrettato e la bottiglia cade sempre. Mettete qui sotto, nella descrizione metterò Giulia Conti hashtag Giulia Conti Experimental. Perché ho sperimentato tipo un passaggio che neanche è servito, ok? Però scrivetelo sotto nei commenti. Hashtag Giulia Conti Experimental. Ok, vediamo cosa. Non la faccio più, non si può fare questa cosa. Allora, quella la postazione così, che ce l'abbiamo così. La faremo tipo nel tavolo, però non c'è niente. No, io non la posso fare con la botte flip, ok. Forse sì, ci faccio una bella soluzione. Ok, sono 16-5 minuti. Vedete ragazzi, è inutile.
aspettare. Aspettate. La lascio andare via. Lo spegnimento io. È tutto sbagliato. Però tu mi liberai. Non andare a prendere il secondo le bottiglie. Ci diamo qua un po', perché quando le prove che ho fatto sono sbagliate. Scusate, ma l'ho fatto male. Mi sto vedendo il film, vediamo cosa possiamo fare. Io invece questo è un fatto vocale, lo devono sapere tutti, è la prima volta che mi sono scusato. Dovrebbe non ricapitarmi più. Senti Carina, ascoltami te, ormai mi sei rimasta solo con... Facciamo l'esperienza di normale. Vediamo un tipo di acqua, che io non lo faccio mai. Allora, siamo comodi. Ok, questo posto è perfetto, ok. Però non per fare la botte, perché volevo fare la botte flip. Flip. Così. E questa, allora, questa aranciata, questa qua, è calda. E si è buttato mio fratello che ha anche un'infezione alla bocca. D'ora non ne ha più, ok. E io la berrò, per una pazzia, la berrò sempre a canalicchio perché non la voglio bruciare la bocca qua. E è piena di grumi, calda, come che si può fare il brodo per la pasta, ok. Poi quest'altra bottiglia che è acqua frizzante, bellissima, che io, cioè quest'acqua tipo, non lo so, è scaduta, però l'acqua non è che scade, per questo mi sembra strano, puzza, ma non è che scade, quindi io e la berrò. Poi calda è bruttissima, è acqua frizzante, l'ho presa oggi le macchinette, calda non si può vedere, sembra vomito, ok. E poi anche se era fredda è sempre brutta, a me l'acqua frizzante io adoro, più quella la rete, anche quella frizzante, però questa qua era bruttissima, vi giuro, non mi come se la poteva bere, io però io me la sono bevuta, l'ho bevuta per... l'ho bevuta perché avevo sete, dopo che ci ho speso un euro, che fanno, me la bevo. E poi quest'acqua che sarebbe I love you, acqua minerale naturale, Nestlé Aquaret, emoji. E questa qua la odio, madonna, questa qua oggi la l'ho presa perché la bottiglia era molto carina, infatti vedete che è molto bella. E c'è scritto I love you, ti amo. Però questa bottiglia non la butto. Però l'acqua la butterò. La sciacquerò dopo, la sciacqueremo insieme. Però non la butto perché è troppo carina. Ok, però l'acqua la butto perché è brutto, brutto. E a 40% perché mi sono presto per la mia. Da cosa iniziamo? Io metterei per ultimo questa qua. Però dopo dobbiamo andare subito nel frigo a prendere acqua pura. Queste bottiglie le ho prese tutte queste mattine, queste qua, queste tre. Iniziamo dall'aranciata, poi abbiamo quest'acqua. E poi l'acqua Jaras, fonte Jaras. Non è che è acqua avvelenata, come l'aranciata. L'aranciata almeno è buona anche se è calda. Però è diventata un po' di crudo. Però è molto buono, assaggiamo, eh. Io l'ho assaggiata l'aranciata, però calda con i grumi, ok. È assurdo, tu hai un cacchio molto così. Sì, ma anche qua sembra un altro, insomma, è completamente diverso. E poi non voglio, perché non c'è una scuola. Chiudere dentro la stanza e mettere la chiave. Ok, ecco, ritornata. Non potete sapere cosa mi è successo. Non ho bevuto questa aranciata che avete visto pure voi. Praticamente quest'acqua non me l'ero ricordato che mio fratello ha buttato tutta l'aranciata a terra così per nervosismo. Sopra le voci.
E io l'ho riempita con l'acqua della fontana che non si può bere, che è tipo velenata, non lo so, quella per lavare a terra. E l'ho bevuta, l'ho sputato tutta quanto, ok. Madonna, stavo vomitando. Cioè, sempre l'ho sputata, però non è che ho vomitato. Infatti questa qua, la prima, non mi è piaciuta molto. Beh, forse è stata più buona questa qua. Però questa qua l'ho assaggiata, però era... Però qua c'è scritto acqua naturale minerale. I love you. E poi Nesle acquaretta. Poi c'è scritto Fonte Jaras acqua. Deve essere buono. Io faccio da questa qua la levissima sempre. Sarebbe normale. Perché... Lo so, è di acqua gasata. Cioè acqua frizzante. Questa qua è di cos'è? Calda, sembra un brodo, sbendata, madonna, aiuto ragazzi, voi. È l'ultima volta che ci vediamo. Mamma, non ti dispiace, vero? Noi stiamo dando una mano. Tranquille, fate pure che questo piccolino si metta alla tua nonna. Grazie. Ok, bisogna dire che ti voglio bene. Ma che cosa che ti devi ricordare? Lo sapete che è buono? Non è proprio sbendata, è buono. È acqua con un leggero tocco di gasato. Io la conosco ovviamente la portante, però è gasata e in brodo è molto, cioè non è che in brodo, è calda, sembra un brodino anche, però è calda e portante. Questa qua la terrò se poi vomito con questa, però la bevo un altro po' che è molto buona. Forse questa qua è la mia preferita su tutte le tre. Infatti queste qua me le prendo sempre. Quale verità? Scusate, aspetta. Eccoci. Sì, è molto buono, è buono. Cioè, mi sono fissata. Questa qua è stata orrenda perché ha poco. Però non la butto perché la bottiglia da perco. Sono le 16.45, il mio telefono è al 38%, però se in caso scaricasse lo metto sotto carica con il caricabatterie che c'è nella mia stanza, quindi il caricabatterie lo metto qua in cucina, però se non mi sento più a mio agio lo metto in cucina, non lo so, faremo un tetra. Ora vediamo questa, poi io non la voglio neanche bere perché lo so già del fastidio. Ok, lo sto aprendo. Allora, io l'ho sognata stamattina, però non mi sono resa conto. Era ghiacciata, quindi non mi sono resa conto che era brutta. Poi alla fine, quando l'ho assaggiata, ho detto, però l'assaggerò con voi, perché questa opportunità di vedere la mia reazione ve la voglio fare vedere. Ora fa puzza di acqua puzzolente. L'acqua puzzolente è buona, l'odore dell'acqua. Intanto sembra buona, però prima era brutta. Vediamo se muoio. Umberto, non so perché mando delle foto. Beh, è Angelica. Grazie, il consumo. Penso che il papà è molto strano, che devo fare qualcosa. Vieni, si è molto buona. No, è più brutta. Però se la metto nel frigo diventa più fredda e anche molto più buona. Dopo però provo un altro delle mie acque frizzante, poi sonde. No, dico, è davvero bello, bellissimo. Sto guardando la intendete per tazza, perché non sono indemoniata. C'è tipo un film che mi piace molto, vedetevelo, si chiama